Buonasera e bentrovati a un nuovo, al primo appuntamento del 2016 di GranMichele.eu Consiglia. Oggi GranMichele.eu ospita, oggi presenza eccezionale, presenza gradita del parlamentare regionale Concetta Arraia del Partito Democratico. Buonasera e grazie Buonasera. Di essere venuta qui a parlare un po' con noi di GranMichele, ma non solo, ci porterai anche qualcosa dalla regione. Intanto lavori alla regione momentaneamente fermi per ferie, cosiddettamente per ferie. Il presidente ha concesso questi giorni di riposo per poi iniziare subito dopo l'Epifania. Che notizie buone ci porti dalla regione, onorevole? Ma intanto buonasera a tutti e buon anno ai granmichelesi e anche ai cittadini siciliani e a quelli che ci stanno ad ascoltare. Noi non siamo, il Parlamento non si è fermato per ferie, ovviamente si è fermato perché deve trattare il bilancio provvisorio, un bilancio provvisorio che è stato depositato dal Presidente della Regione il 30 di dicembre, quindi l'ultimo giorno utile. E quindi siamo stati costretti in qualche modo a correre e a fare l'unica cosa possibile, che era quella della proroga dei precari e per mettere queste persone nelle condizioni di continuare a lavorare. Il bilancio provvisorio sarà discusso nei prossimi giorni, l'aula riaprirà il giorno 7, subito dopo l'Epifania, e incominceremo a lavorare su quello che deve essere la finanziaria vera e propria. Il bilancio provvisorio avrà una durata di 2 mesi massimo. Io penso che entro febbraio, entro gennaio, febbraio massimo, possiamo definire quello che sarà la nuova finanziaria della Regione Siciliana con il nuovo bilancio. E noi ci auguriamo che le risorse mancanti, 550 milioni di euro che il governo Renzi deve ancora mandare, li mandi subito dopo l'approvazione della finanziaria. Questo ci consente di avere un quadro economico per quest'anno 2016, ma poi per gli anni successivi, un quadro economico un po' più chiaro. In che senso? Nel senso che le risorse che a noi dovrebbero arrivare, circa 1,5 miliardi di euro ogni anno, saranno risorse che non devono subire la contrattazione tra regione e Stato, ma che saranno definite, quelle saranno e quindi arrivano e la regione in quel modo potrà lavorare e quindi anche organizzare un bilancio in maniera più tranquilla per dare certezza sia ai tanti che lavorano nella nostra regione, ai precari, ai forestali, consorsi di bonifica, tutti quelli che stanno nelle partecipate, ma anche per cofinanziare al meglio i fondi europei, per cercare di creare quello sviluppo che per la nostra regione è fondamentale. Quindi una situazione certamente positiva, ma più in là, o meglio, se si lavora bene si può dare quella speranza di riuscire a rilanciare una regione come la nostra, che vive veramente una drammatica situazione economica, occupazionale e altro ancora. Io la cosa che posso dire è che c'è un'accelerazione anche per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi 2014-2020, tant'è vero che soprattutto in un settore, quello dell'agricoltura, i primi bandi possono uscire già nei primi mesi di quest'anno, del 2016. Questo pone la regione in una condizione un po' più come dire, diversa, nel senso che si accela, non si aspetta tanto tempo affinché i bandi partino. Qualcuno sostiene che siamo in ritardo, ma non è la regione siciliana ad essere in ritardo, perché già era in ritardo l'Unione Europea di un anno quando definì tutto il percorso dei fondi europei, non solo per l'Italia ma anche per tutta l'Europa, perché noi abbiamo votato per le elezioni europee
se non ricordo male, nel 2015, e quindi questo fatto ha determinato un ritardo anche nella programmazione dei fondi 14-20. Detto ciò, io per passare anche alla situazione, alla politica locale, il Partito Democratico è un partito che ha una sua, che ha una sua, un suo organismo, che ha una sua, come dire, gruppi, che ha sui gruppi dirigenti che vivono in maniera intensa l'attività politica di questa realtà, di questa città. Ora, per parlare un po' di quello che è accaduto in queste settimane, e parlo per quello che è accaduto all'interno del PD. All'interno del PD, semplicemente una cosa: il segretario si è dimesso, a noi è dispiaciuto molto che lei si sia dimesso, si sia dimessa da segretario del circolo, però non possiamo che prendere atto, abbiamo preso atto di questo fatto, gli abbiamo chiesto personalmente, ho chiesto alla segretaria di non dimettersi, però evidentemente impegni di lavoro non le hanno consentito di coniugare la politica con il resto. Quindi con gli impegni proprio di lavoro, per cui lei è andata via e rimane iscritta al Partito Democratico. Certamente il PD, nel momento in cui dovrà affrontare un periodo non certamente lieve o tranquillo, dovrà anche organizzarsi, e si è organizzato leggendo un coordinamento con un coordinatore per affrontare i lavori che dovremo fare, che dovremo svolgere sia all'interno del Partito Democratico, quindi tesseramento, quindi probabilmente anche un congresso, ma questo non, è un aspetto un po' molto interno. Ma la cosa che, sulla quale lavoreremo è tutta la partita delle elezioni amministrative. E proprio sulle elezioni, facciamo mezzo passo indietro sulla, su questa vicenda della sfiducia che poi ha fatto decadere l'ex sindaco Canzoniere. Secondo lei come dirigente anche del partito proprio di Gran Michele, che cosa non è andato nell'amministrazione Canzoniere che poi ha causato la sfiducia e proprio il sindaco che decade viene sfiduciato? Che cosa non è andato nella politica di Gran Michele? Ma probabilmente sin dal primo minuto questa amministrazione o questa compagine che ha vinto le elezioni, come diceva un mio dirigente del Partito Comunista, DS, eccetera, eccetera, non c'era l'amalgama giusta. Sappiamo anche la fusione, ecco, di molte realtà. Probabilmente era una maggioranza un po', ecco, raccogliticcia, mista, senza un progetto politico vero. E quando tu metti in piedi un gruppo di persone che non hanno un progetto politico vero, poi si arriva anche a questo. Penso che la firma della sfiducia da parte della minoranza, in questo caso dei consiglieri del Partito Democratico e dei vostri due consiglieri, fosse così scontata, forse non era scontata la firma della maggioranza, perché è stata firmata anche da membri della maggioranza con relativa dimissione di tre assessori. Questo è sintomo che anche qualcosa all'interno proprio di quella maggioranza non andava, ma era qualcosa relativo al programma o era qualcosa relativa anche ai giochi di assessori, a giochi di cariche, di poltrone? Allora, ovviamente se la mozione di sfiducia non fosse stata votata e quindi prima firmata e poi votata dai consiglieri di maggioranza, la mozione di sfiducia non sarebbe passata, mi sembra quantomeno scontato. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'era una crisi profonda
all'interno della maggioranza. E la crisi si è manifestata oggi, ma sono convinta che è nata nel momento in cui si sono vinte le elezioni, perché manca, è mancato e manca un progetto politico vero, serio, perché poi ci sono troppi individualismi che vengono fuori e che emergono. E quindi questo fatto ovviamente ha messo in crisi quella maggioranza ed è motivo per cui Canzoniere è stato sfiduciato. Ovviamente l'opposizione ha fatto l'opposizione, perché era il suo compito fare l'opposizione fino in fondo, ma certamente se non si fossero dimessi gli assessori, se non ci fosse stata una presa d'atto e quindi anche una votazione palese da parte dei consiglieri di maggioranza, certamente discuteremmo di una mancata svolta nell'azione amministrativa, ma non saremmo andati al voto, no? Ci saremmo andati probabilmente più in là, ma ciò che deve far riflettere è una cosa soltanto, che le maggioranze senza avere un'idea e un progetto politico alla fine si sciolgono come neve al sole. Proprio di progetto politico, ora con la sfiducia, l'arrivo del commissario subito preventivato subito dopo l'Epifania per trasportarci al giorno delle elezioni presso il 20 maggio-giugno secondo l'Election Day, giustamente dice una progettualità anche per le sorti di questa città. Personalmente lei, che reputa, che sindaco ha bisogno questa città? Ma questa città ha bisogno di un sindaco che abbia una consapevolezza, che c'è veramente il bisogno di una politica forte, ma che deve essere impersonata dal sindaco, ma non solamente dal sindaco. Deve essere impersonata anche da quell'alleanza della città che si presenta e che vince le elezioni. Perché se noi non riusciamo a mettere su questo tipo di maggioranza o comunque questo tipo di coalizione, noi come città, voglio dire, il Partito Democratico in questo farà la sua parte fino in fondo, ma la farà in maniera chiara, limpida, e cercherà di dare il massimo del contributo, perché è il partito che in qualche modo ha condotto attraverso i suoi consiglieri comunali e quindi attraverso la Scirè e attraverso Barone, ha condotto una battaglia politica seria, vera, non ha condotto una battaglia personale contro una persona, ha condotto una battaglia politica, perché si era incapaci oggettivamente di amministrare. Allora bisogna mettere su una coalizione che abbia una voglia non solo di scommettersi, ma che ci sia una grande partecipazione della gente, ma non per avere il posto come consigliere comunale, che è importante ma non fondamentale, ma perché la città ha bisogno di risvegliarsi, ha bisogno di avere un'amministrazione comunale che comunque progetti un proprio sviluppo, che lavori per un proprio sviluppo, che cerchi di ragionare assieme ad altri sindaci del territorio per cercare di capire cosa fare in questa realtà. Diciamo che questo non c'è stato, ma non c'è stato e non c'è da tanti anni, quindi bisogna rimettere insieme l'orgoglio di essere di partecipare all'azione amministrativa, non per dire io sono solo consigliere comunale, ma cosa ci metto io per questa città, per far sì che questa città cambi e si realizzi veramente quello che tutti quanti auspichiamo e vorremmo che ci fosse, cioè una città che sia veramente più attenta alla sicurezza, che sia più attenta al mondo dell'artigianato, che sia più attenta a quello che pensa di poter, al contributo che può dare per cercare di sviluppare un lavoro che qui può essere fatto, che qui e nelle altre realtà può essere fatto, perché da soli non si va da nessuna parte. Quindi questo è il nostro auspicio, e su questo il PD
dall'ultimo iscritto fino al suo coordinatore, il deputato regionale e quant'altri, noi e i consiglieri comunali e chi non ha manco ruoli, ma comunque tutti, lavoreremo perché accada ciò. Allora, proprio per questo sia il pensiero del Partito Democratico per affrontare questa nuova prossima tornata elettorale. Hai accennato che è stato formato un nuovo direttivo, una nuova segreteria politica all'interno della sezione di Gran Michele. Vogliamo un po' dire le cariche, perché così almeno presentiamo le nuove cariche, perché ufficialmente ancora non sono state presentate. È stata fatta prima del Capodanno. Sì, e del coordinamento fanno parte i due consiglieri comunali uscenti, la Scirè e Agata Scirè e Raffaele Barone, poi vi fa parte il Vittorio Di Geronimo, vi fa parte Carolina Grosso e il coordinatore Dario Greco. Questo è provvisorio fino a fino a quando come PD non decidiamo di darci il segretario e quindi fare un congresso straordinario. Se decidiamo di farlo da qui a qualche mese, noi non abbiamo nessun problema a farlo. L'unica cosa è che dobbiamo capire quali sono gli sviluppi locali e le emergenze, tutto qua, nessun problema per arrivare a definire un segretario del circolo che ci consenta di, come dire, di procedere in maniera più sciolta rispetto alle iniziative politiche che si faranno. Forse è ancora un po' presto per parlare di strategie per questa città, proprio a livello di partito, alleanze, candidature. Questo lo faremo successivamente, facciamo passare ancora un mesetto, anche perché già dal giorno dopo la sfiducia siamo entrati in campagna elettorale. La domenica mattina in piazza già comincia il fermento, la voce di popolo, e cominciano a uscire nomi, però ancora è tutto voce di popolo, voce di piazza. Attenderemo successivamente, anche attenderemo la nuova designazione del direttivo della segreteria del partito, anche così si potrà cominciare a capire di strategie e alleanze per affrontare questa tornata elettorale di maggio-giugno 2016 per portare una nuova guida alla città di Gran Michele. Vogliamo aggiungere qualcos'altro prima di chiudere con questo spazio e aprire successivamente un altro spazio proprio con il nuovo coordinatore del partito, Dario Greco? Come vogliamo chiudere questo spazio? Lo spazio lo chiudiamo in questo modo. I prossimi mesi saranno mesi molto intensi per la città di Gran Michele. Noi ci auguriamo che si riesca in un grande lavoro, in un lavoro straordinario, che è quello di mettere su le migliori persone della città di Gran Michele, perché le difficoltà economiche anche del comune non sono uno scherzo e il progetto che manca, che è mancato e che manca, deve essere il leitmotiv che ci porta a far rinascere questa città. Quindi noi dobbiamo giocare una partita molto seria e importante, sperando di vincerla, ma non per noi stessi, sperando di vincerla per la città. Questa è la cosa più importante, perché dobbiamo cercare di dare un futuro non solo ai cittadini che vi vivono, ma anche a quelli che, ai tanti giovani che hanno pensato di andarsene, e quindi noi non possiamo consentirci il lusso di far morire, di far deperire questa realtà. Ringraziamo l'onorevole Concetta Re, deputata del Partito Democratico alla Regione Sicilia, per l'intervento fatto portandoci buone notizie dalla Regione, anche per i precari della pubblica amministrazione che hanno potuto passare queste festività con un leggero ottimismo diverso ai giorni passati, che ci ha portato il suo punto di vista sulla situazione attuale amministrativa granmichelese, presentandoci la nuova provvisoria classe dirigenziale del Partito Democratico che andremo ad affrontare successivamente nella prossima finestra. Ridiamo appuntamento a prossime finestre sulla situazione del partito con la nuova elezione della classe, così come ci ha presentato. Con questo la ringraziamo della sua partecipazione, di essere venuta qui a parlarne con noi. Ringraziamo i nostri amici, ci diamo appuntamento con una nuova finestra di granmichele.eu ospite. Grazie.